Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Quello che hai appena ascoltato è il riff che adesso andiamo a imparare. È contenuto nel mio metodo avanzato per lo slap, quello verde, oppure nello slap cartaceo, comunque è nella seconda parte, quelli fa parte di quelli più avanzati. Qual è la difficoltà di questo groove? È il distinguere la parte in slap dalla parte suonata con le dita, tra l'altro facendo anche uno smanicamento, quindi nella parte più acuta. Andiamo a vedere la prima parte, poi vediamo come passare nel secondo. Allora, partiamo, è un brano in sol, partiamo con il sol grave e poi quello strappato, se guardi nella partitura, al puntino sopra, che significa staccato, quindi così anziché così. Poi, andando avanti, abbiamo un si bemolle acuto strappato, quindi con il pluck. Qua fai attenzione perché verrebbe da suonare il si la sua ottava sotto, mentre invece nella partitura viene scritto un si naturale, quindi io strappato faccio un si bemolle col thumb di un ottavo più legatura un ottavo, quindi di un quarto, e quindi risulta poi in levare si naturale. Poi passo col dito 1, scivolo sul tasto 3 sul do naturale. Anche qua ho un ottavo con legatura sull'altro ottavo, cade in battere della seconda battuta, e poi andiamo a fare uno strappato di do acuto. Te lo faccio tutto più lento: sol, si bemolle, do, sol, sol, si bemolle, si naturale, do. E questa è la parte in slap, un po' difficile perché comunque ha delle parti in levare e quindi non è comunque semplicissima. Soprattutto poi quando si va in velocità, io questo la consiglio a 140 bpm. Nella seconda parte abbiamo dato il do strappato, scendiamo giù con la mano, e qua la difficoltà viene nella mano destra, perché mentre prima io ce l'ho comunque ancorata o pronta per fare thumb and pluck, quando vado a fare la parte suonata con le dita, devo cambiare la mia angolazione del polso, devo spostare, o comunque trovare un modo mio o tuo per arrangiarti per passare al movimento con le dita. Allora, qua io consiglio anche una diteggiatura, che però è soltanto un consiglio, si può fare in tantissimi modi. Dobbiamo andare dal sol al la, e qua lo facciamo col dito 4, quindi col mignolo, 12-14 come tasti. Poi andiamo a prendere il sol, fa, quindi qua attenzione c'è un allargamento, 14, tasto 12, sol, tasto 10, fa. Qua dopo il sol, fa, poi prendiamo il re, qua io lo consiglio con l'anulare, quindi prima io lo consigliavo col medio, però potevamo anche già farlo con l'anulare, un po' più scomodo. Comunque la frasettina è questa: attenzione all'ultimo emmeron alla fine tra il fa e il sol, questo, quindi un solo tocco di mano destra, due note. La diteggiatura qua è comunque variabile. Attenzione anche alla prima, a questo slide qua, che viene segnato con 4-4 con quella notina che ti trovi nella partitura qua. Quindi io il battere devo comunque andare sulla nota la. Questo sol d'appoggio, che poi potrebbe anche essere più lungo perché io arrivo dal do qua, quindi posso anche iniziare a strisciarlo prima volendo. L'importante è che sul battere vado a cadere, sul battere del secondo quarto, vado a cadere sulla nota la. Il battere, il la. Ok, deve essere qua il battere. Quindi proviamo a farlo lento, vedere un attimo il passaggio. Mm-hmm.
Ok? Quindi c'è questo passaggio qua che devi provare un po' di volte mentre smanichi, cambiare anche l'impostazione della mano destra non è facilissima, infatti questo è il metodo advanced dello slap. Seconda frasettina, quindi battuta 3, inizia come l'altra, è uguale alla prima. E poi invece nella quarta battuta va a finire in una maniera diversa, sempre con le dita ma leggermente più su. Qua la frasetta deve essere prendere il Mi allo stesso modo di come abbiamo preso Sol La, solo che qua andiamo a Re Mi, quindi col dito 3, tasto 7 che va sul 9. Torniamo indietro, Re, Do, Si, Re. Su questo Re andiamo a fare questo vibrato. Il vibrato deve essere molto leggero con il dito e lo puoi fare o col tasto primo o col tasto dopo, non avendo un fretless o un contrabbasso in cui poteva essere un po' più stretto. Qua dobbiamo farlo più largo perché deve passare da un tasto all'altro in maniera molto veloce. Lo puoi fare o con il semitono superiore o col semitono inferiore. Ok? Se non ti viene bene, falla normale. O al limite puoi farci un po' di bending, però non è estremamente necessario. Proviamo a farlo un pochettino lento, insieme solo questo secondo groove, quindi terza battuta e quarta battuta. 1 Ecco, la cosa un pochettino più facile rispetto al primo è che qua abbiamo un ottavo per poter spostare. Dopo aver suonato il Do strappato, un, infatti te l'ho sempre contato anche a voce, un. Quindi abbiamo questo ottavo in cui possiamo muoverci. Mentre invece nel primo avevamo più strada e dovevamo muoverci più in fretta. Quindi la difficoltà qua quale può essere? Che ci viene da mangiarci questo ottavo e quindi porteremo la frase in avanti e non andrebbe bene. Ok, penso di averti detto più o meno tutto. Fammi sapere qua sotto nei commenti se ti è tutto chiaro, se hai qualche domanda o qualche dubbio. Io ti ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto.